Ciao ragazzi, bentornati nella Blind Run di Undertale. Settimo episodio, abbiamo visitato la fattoria Blook, abbiamo anche incontrato più da vicino Undyne, in effetti, evento decisamente più rilevante, e abbiamo affrontato una boss fight contro un manichino che abbiamo capito essere casa per gli ectoplasmi, quindi anche il manichino che al tempo rompemmo nelle rovine insieme a Toriel era la casa di un fantasma. Ora, dobbiamo andare verso destra, è l'unica direzione che ci manca, siamo sprofondati e niente, direi di proseguire, non indugiamo oltre, si va. Ok, abbiamo qui il cartello dell'altra volta, lo leggiamo, fattoria Blook di sopra, ci siamo andati. A est c'è Roventerra, mentre probabilmente a ovest oppure a sud, le uniche due direzioni che mancano, c'è il villaggio Temmi. Comunque noi possiamo andare solo di qua, perché dall'altra parte, se non ricordo male, non ci sono strade. Faccio un controllo giusto per scrupolo. No, c'è la strada. Ok, allora vediamo cosa c'è di qua. Questo piccolo uccello vuole portarti dall'altra parte. Accetti la sua offerta? Ok, va bene, pensavo di andare a destra sinceramente, ma ci sta. Cambio di programma, andiamo di qua. Ok, è stato inutilmente lungo, ma va bene. Ok. Questo piccolo uccello vuole portarti dall'altra parte. Ok, no, non accetto l'offerta per adesso, però è ottimo sapere che possiamo tornare indietro. Va bene. Oh, qui ci siamo già stati. Ok, sto collegando tutto. Eravamo già stati qui, questa è una sorta di shortcut. Ok, Sans ci dice qualcosa di nuovo, per curiosità. No, sempre il discorso di vendere i telescopi, va bene, ok. Allora, va bene, quindi era giusto proseguire verso destra, che era l'altra opzione. Uso il telescopio, posso riutilizzare il telescopio, va bene. Ok, l'unica cosa che fa, se non ricordo male, è di farci venire un occhio nero. Però voglio provare a usarlo bene, perché l'altra volta alla fine l'ho usato pochissimo, non ho visto se ci fosse qualcosa magari nel mezzo, ma no. Occhio nero, andata, va bene. Ok, va bene, riprendiamoci la shortcut e vediamo cosa c'è dall'altro lato. Credo che vi risparmierò il volo di ritorno. Ok, possiamo proseguire da questa parte, si va. Qui abbiamo il nostro scrigno, vediamo se lasciare qualcosa, mi piace sempre tenermi tre posti liberi, in questo momento ne abbiamo due. Quindi magari potremmo togliere il pupezzo di neve? Assolutamente no, perché vuole essere portato in cima al mondo e noi lo porteremo. Possiamo togliere forse un gelieto? Sì, dai, facciamo così. Ok, queste sembrano delle altre rovine. Di sotto cosa abbiamo? Un vicolo cieco. Provo a guardare un po' le pareti, ma niente. Mentre a destra immagino ci sarà qualcosa. Ok, continuano le rovine come quelle in cui ci trovavamo nell'episodio non precedente a questo, ma quello ancora prima, quindi immagino che qui ci sia loro. Sì, feriti, esausti e timorosi per le nostre vite, ci siamo arresi agli umani. Sette dei loro più potenti maghi ci hanno sigillato nel sottosuolo con una magia. Qualsiasi cosa può entrare nel sigillo, ma solo esseri con un'anima potente possono uscire, che è probabilmente una forma di tutela che gli umani hanno fatto per loro stessi. Quindi tutto può entrare, ma soltanto gli umani possono uscire. Come sappiamo, infatti, l'obiettivo del re dei mostri è proprio quello di avere un'anima umana per uscire dal portale, o comunque trovare un modo per far uscire tutti i mostri dal portale e riprendersi la terra, probabilmente. Ok, andremo avanti a leggere il resto della lore, sicuramente, ma mi fa pensare che quella sia la strada principale, quindi andrei prima di qua. Ok, là ho un bel po' di robaccia che potrebbe interessarti. Scopriamolo. Una mela granchio, del tè marino, degli occhiali opachi e un taccuino lacero. Costa ben 55G. Meno 5 attacco, ma sei invincibile più a lungo. Ed è un'arma. Cioè, ha 2 attacco, ma ha meno 5 attacco. Devo ancora capire bene come funzioni questo sistema. Va bene.
5 difesa ma meno 2 difesa, quindi ha 3 difesa e ci rende invincibili più a lungo. Potrebbe essere interessante in effetti. Cura 10 PS, bonus velocità in battaglia. Ok, non male. 18 PS e sembra un granchio, questo è il suo bonus, ottimo. Allora, direi che l'oggetto più appetibile sono questi occhiali opachi, li compriamo. E poi comprerei anche... No, il taccuino non mi ispira, vi devo dire la verità. Forse per completismo, però no, perché poi non abbiamo più abbastanza posto nello scrigno, non vale la pena. Ci potremmo prendere una mela granchio, alla fine, perché no? Costa parecchio. Ma va bene, voglio provare adesso a vendere, vediamo cosa ci dice lui se vendiamo. Ah, cerco di liberarmi della mia merda, non di prenderne altra. Tuttavia, ho sentito che se vuoi vendere roba, il villaggio Temmi fa al caso tuo. Dove si trova? Non me lo ricordo. Ok, probabilmente sulla destra, quindi lo raggiungeremo. Parliamo con questo tartarugone pazzo. Su di te quell'emblema è Re Swandine. Cominciamo da lui. Vivo ormai da molto tempo, forse troppo tempo. Studiare la storia è più facile quando hai vissuto tu stesso così tante cose. Waha! Quell'emblema? Eh? Non sai cosa sia? Ma cosa insegnano a voi giovani a scuola oggi? Ah, l'emblema! Certo, quello che io avevo erroneamente ricondotto a Toriel e che abbiamo visto anche sulla porta. Chissà che non ci dia qualche informazione utile su come accedere a quella porta lì. Scopriamolo. Quella è la runa Delta. Ok, l'emblema del nostro regno. Il regno dei mostri. Wahaha! Bel nome, eh? E come dico sempre io, è impossibile che il vecchio re pasticcino sappia dare dei nomi a qualcosa. Significato emblema. Andiamo avanti. Quell'emblema in realtà è precedente alla storia scritta. Il significato originale si è perso nel tempo. Tutto ciò che sappiamo è che i triangoli simboleggiano noi mostri qui sotto e il cerchio alato sopra simboleggia qualcos'altro. Molti dicono che sia l'angelo della profezia. L'angelo della profezia? Dimmi di più. La profezia, secondo la leggenda, un angelo che ha visto la superficie discenderà dai cieli e ci darà la libertà. Ultimamente la gente ha iniziato a vederla in modo un po' più tetro e a chiamare il cerchio alato l'angelo della morte, un portatore di distruzione che aspetta di liberarci da questo reame mortale. Per come la vedo io, quando vedo quel piccolo cerchio, penso semplicemente che sia molto carino. Forse parlano di angeli alati perché hanno visto cadere qui degli umani e cercano di romanticizzare quello che in realtà è il vero scopo del re, ovvero privare questi umani dell'anima per rompere il sigillo. Potrebbe essere un'opzione. Gli chiederei del re. Re Pasticcino è un tipo amichevole e spensierato. Se continui a girare abbastanza a lungo, forse lo incontrerai. Adora fare passeggiate e parlare con la gente. Eh? Perché chiamo Dreamur Pasticcino? Oh, questa è una storia interessante. Non me la ricordo. Ma se torni qui tra un po' di tempo, sono sicuro che me la sarò ricordata nel mentre. Ok. Voglio sapere di Undyne. Sì, lei è considerata un'eroina qui in giro. Grazie solo al suo coraggio e determinazione ha combattuto fino a raggiungere i ranghi più alti della Guardia Reale. In realtà è venuta qui poco fa a chiedere di qualcuno con il tuo stesso aspetto. Io mi guarderei le spalle, giovine. E comprerei quegli oggetti. Potrebbero salvarti le palle. Va bene. Ok, interessante il discorso sulla runa Delta. Usciamo da qui. Fa attenzione là fuori, giovine. Tra l'altro, Deltarune, oltre ad essere, ad avere le stesse lettere di Undertale, ma riorganizzate, da quanto so è anche il sequel di Undertale, che probabilmente ci giocheremo insieme una volta che avremo finito Undertale. Quindi, interessante sapere che cos'è questa Deltarune. Va bene. Allora. Ci ha parlato di quel simbolo, ma non ci ha dato nessuna informazione su come accedere potenzialmente a porte bloccate da quell'emblema, quindi eviterei di tornare indietro e semplicemente proseguirei. Questo l'abbiamo già letto, qui ci sono vari fiori dell'eco, ma soprattutto
Altra lore, c'è solo un modo per invertire questa magia. Se un potere enorme, equivalente a 7 anime umane... 7 anime umane... attaccasse la barriera, essa verrebbe distrutta. Ok. Quindi forse qualcuna l'hanno già. Forse il re qualcuno è già riuscito a prenderla. Va bene. Ma questo posto maledetto non ha entrata né uscite. Non c'è modo che un umano possa arrivare qui. Rimarremo intrappolati qui sotto, per sempre. Vorrei sentire i fiori dell'eco, ma purtroppo non posso passare. Niente lore. Coi fiori non si può interagire. Oddio, fanno dei suoni? Non sembra che siano dipendenti da quello che faccio io, va bene. Ok, i funghi finalmente servono a qualcosa. Ma se li spengo posso comunque andare? Sì, va bene, è solo una comodità. Questo però vuol dire che potrebbero esserci delle strade che noi non vediamo. Ma forse no. Ok. Oh oh oh. Fammi vedere cosa c'è di là. Ok, quello si è acceso adesso. O meglio, la luce che abbiamo fatto scaturire da quel fungo ha fatto illuminare quell'area. Nemico speciale Temmi compare per sconfiggerti? Aspetta. Temmi, osserva, contrai, dai cereali, parla. Dai cereali Temmi. Temmi vuole solo i cereali Temmi. No, così affamat. Muore. No. No, fermati. Temmi, Temmi. Ok. Temmi ha scordato l'altro attacco. Parla. Saluti Temmi. Oi, sono Temmi. Ma è davvero un nemico speciale unico che si può anche non beccare? Sarebbe figo. Temmi sta provando ad ingoiarti. Perfetto. Contrai? Contrai i muscoli a Temmi. Ah, ok, flexa. No, i muscoli non sono carini. Oh, mi permetto di dissentire. No! Siamo soli soletti, eh? No, lasciami in pace, sei un rompicazzo. Sei un rompicazzo, Aaron, aspetta la tua prossima contrazione, va bene. Contrae il bicipite. Aaron contrae fortissimo. Aaron flette i muscoli ed è nel vuoto. Hai vinto. Va bene, ok. Ok, vai. Strada segreta. Ok, non poi così segreta. Aspetta. Torniamo indietro e vediamo cosa c'era di sotto. Forse questa è la strada principale. Facciamoci un giro un attimo. Ok, da qui potevamo andare anche di qua. Questo ci porta sicuramente di sopra a un vicolo cieco che non ci serve a niente, ma vedo che ha una stradina anche sotto. Chi è? Ok, gelatine, va bene, le gelatine le facciamo fuori. Vai, fortissime le scarpette da ballo comunque. Gelatina se la prende comoda. Peggio per lei. Forti ma non le so usare, va bene. Suoni viscosi, che cazzo succede? Gelatone è diventata. Ok. Hai vinto, 49 pietre, 33 oro, va bene. Oh. Ok. Ci torniamo tra un po', prima voglio vedere a destra. Allora, iniziamo dal leggere questo cartello. In assenza di torce o magie per trovare casa, i mostri usavano i cristalli per muoversi. Ok. Ma ho come l'impressione che da qui si proceda, forse. O forse no. Ok, si affievolisce il tutto, no? Si mette maluccio. Allora. Facciamo così. Io direi... andiamo un pelino più avanti. Oh! Ok, ti lavo e Aaron.
li mandiamo a casa. €104, €50 va benissimo. Ho l'impressione che da qui si proceda. Quindi forse quella stanza che c'era di sotto in realtà è un checkpoint con qualcosina. Tra l'altro vedevo dei temmi, credo si possano chiamare così, come il nemico che ci ha attaccato. Quindi torniamo giù, parliamo con loro, ci facciamo riempire di determinazione al save point e poi torniamo su. Andiamo avanti, voglio vedere cosa c'è dopo. Allora, per prima cosa leggiamo il cartello. Oh, benvenuti al villaggio Tem. Parliamo con loro. Oh, sono Temmy. E questo è il mio amco, Temmy. Oh, sono Temmy. E questo è il mio amco, Temmy. Ok. Credo che dicano tutti le stesse cose. No, non scordr... Non scordare mio amico. Salve. Io sono Bob. Fanculo Undertale, sei un gioco fighissimo. Va bene. Oi, dovresti adnare al negozio Tem. Ok. Umani, così tnato, carini. Tem, guarda uovi. Uovo si schiuderà. Tem, genitore gorogoglioso. Ok, sono ovipari. E un uovo sodo, ok, va bene. Danza del fungo, danza del fungo. Qualsiasi cosa voglia dire. No, non guardarmi così. Vuol dire che hai vissuto una vita nel peccato. No! Una sensazione di essere osservati. Tu chi sei? Tem, sentito c'è umani allergici a Tem. No preoccuparti, Tem, capischi. Anche Tem, allergico a Tem. No! Tem, cazzo. Oivs. Statua di Tem, molto famosa. Motlo. Ok, va bene. Cosa mi riempie di determinazione? Senti, qualcosa ti riempie di determinazione. Oddio. Dannato Undertale, voglio guardare quel quadro. Grande storia di Tem. Villaggio Tem, mio posto preferito, per ora, vi dico la verità. Il Tem Shop, poi benvenuti a lo negozio Tem. Compra Tem Flake. Tem Flake on sale. Sconto cibo de Tem. Tem Flake expensive. Tem pay for college. Università Tem compra educazione migliore. Cazzo, vorrei comprargliela, ma non posso. Allora, sicuramente compro dei Tem Flake. Yaya. Compro un Tem Flake in saldo. Wow, borsa pieni. Ah, non posso, aspetta, aspetta. Ok, via, via, un attimo. Andiamo, andiamo a posare la roba. Allora, la mettiamo qua. Ah, non ci siamo mai messi la... gli occhiali opachi. Allora, facciamo così. Prima di tutto, oggetti. Occhiali opachi, usa. Hai equipaggiato gli occhiali opachi. Quindi ora dovremmo avere la bandana da duro. La mettiamo via. Guanto clamoroso lo mettiamo via. E possiamo comprare gli altri due cosi. Quindi compriamo i Tem Flake on sale. E compriamo anche i Tem Flake expensive. Vai. Ora vorrei parlare con te. Oi, son Temmy. Ok, la tua storia. Oi, son Temmy. Perfetto, storia di Temmy. Noi Tems abbiamo grande storia. Anzi, gandre storia. Riguardo il negozio? Yaya, vai al negozio Tem. Ok, va bene, perfetto. Perfetto. Ottimo, 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 ottimo. Allora, ora, perché mi sto portando dietro tutti questi cereali Tem? Perché se becchiamo un altro Tem che ci attacca, gli diamo i cereali Tem. Giusto? Comunque il nostro prossimo step è proseguire di qua, quindi io direi... Accendiamo. Riaccendiamo. Bisogna andare abbastanza rapidi per non rischiare di perdere
la luce. Vai, accendiamo. A sinistra ci siamo andati. Vediamo cosa c'è di qua. Ok, aspetta, aspetta, vedo un interruttore. Perfetto, qua non c'è niente. Qua non c'è niente, controllo, per scrupolo. Vai di nuovo di interruttore, andiamo veloci verso su. Ok. Merda. Ok, ci toccherà trovare un interruttore in queste condizioni. Cazzo, dimmi che è Tammy. No, gelatone e ti lavo, va bene. Ok. Aia. Va bene. Ok, andati, 98 pie, 55 oro, ottimo. Tuttavia, io... Oh, ok. Dicevo, non sto trovando l'interruttore. No, 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 no. Non mi freghi un'altra volta. Interruttore. Ok, allora, di là si procede. Ma vorrei vedere cosa c'è sotto. Da questa parte. Secondo me c'è roba. Invece no, ok. Invece no. Interruttore e si scende. Perfetto. La musica si ferma. Ho l'impressione che potrebbe rispuntare Undyne da un momento all'altro. Ok. Fiore dell'eco. Dietro di te. Lo sapevo. Vai. Credo che questa volta ci toccherà combattere. Sette. Sette anime umane. Con il potere di sette anime umane, il nostro re. Re Asgordrimmur. Diventerà un dio. Con quel potere, Asgor potrà finalmente infrangere la barriera. Riuscirà a riconquistare la superficie agli umani. E restituir loro tutta la sofferenza e il dolore che abbiamo sopportato. Capisci, umano? Questa è la tua unica occasione per redimerti. Cedi la tua anima, o la strapperò dal tuo corpo. Undyne, ti aiuterò a combattere! No! Mio fratello, io! Ce l'hai fatta, Undyne sta proprio di fronte a te! Hai dei posti in prima fila al suo combattimento! Un momento. Contro chi sta combattendo? Ehi! Non hai intenzione di dirlo ai miei genitori, vero? Ok, l'abbiamo scampata in un modo abbastanza comico. Qui ci sono delle frasche. Ok, non ho intenzione di dirlo ai miei genitori, va bene. E... Ah, si è aperta una nuova strada. Questa non c'era. Oh, sentiamo i fiori. Senti una conversazione di passaggio. Se ti dico il mio desiderio... Oh, ok, si torna episodio 5. Prometti di non ridere? Sono curioso. Senti una conversazione di passaggio, ma certo che non riderò. Un giorno vorrei arrampicarmi in cima a questa montagna sotto la quale siamo sepolti tutti. Stare sotto al cielo... Osservare tutto il mondo intorno. Questo è il mio desiderio. Senti ridere. Ehi, hai detto che non avresti riso affatto. Senti una conversazione di passaggio. Scusa, è solo che è buffo. È anche il mio desiderio. Vorrei sapere di chi stiamo parlando. Tuttavia, esiste una profezia. L'angelo, colui che ha visto la superficie... Egli tornerà e il sottosuolo diverrà vuoto. Ok, lo sappiamo già perché abbiamo parlato con la tartaruga. Qui, ok, non sono percorsi. Yo!
Perché mi ha guardato? Guarda proprio il giocatore, va bene. Io lo so che non dovrei trovarmi qui, ma vorrei chiederti una cosa. Caspita, è la prima volta che chiedo una cosa del genere. Io, tu sei un essere umano, giusto? Caspita, lo sapevo. Beh, lo so adesso, voglio dire... Andain mi ha detto, sta lontano da quell'umano. Quindi, ecco, immagino che ciò faccia di noi dei nemici o qualcosa del genere. Ma non sono bravo ad esserlo. Io, diresti qualcosa di cattivo così che possa odiarti? Per favore? No. Io, cosa? Quindi devo pensarci io? O la va o la spacca. Io, tu, mi fai schifissimo. Caspita, sono davvero una carogna. Io me ne andrò a casa adesso. No. No, no. Ehi, 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 ehi. Aspetta, aiuto. Sono inciampato. No. Oh, cazzo. Ok. Io... Senti un po'. Se hai cattive intenzioni nei suoi confronti, dovrai affrontare... Oddio. Se n'è andata. Se n'è andata. Io. Mi hai proprio salvato la pelle. Immagino che non potessimo davvero essere nemici. Ci toccherà essere amici, invece. Caspita, dovrei davvero tornare a casa. Scommetto che i miei genitori sono preoccupatissimi. Ci becchiamo. Che carino che è lui, cazzo. Andiamo. Ok. Una montagna. Sette anime umane e Re Asgore diventerà un dio. 6. E quante ne abbiamo acquisite finora? Boom, c'ero arrivato. Sono le altre persone che sono cadute. Per questo non sono mai tornate. Certo. Capisci? Con la tua settima e ultima anima, questo mondo verrà trasformato. Prima però, come usanza per coloro che riescono ad arrivare fin qui, ti racconterò la tragica storia del nostro popolo. Tutto iniziò molto tempo fa. No. Sai cosa ti dico? Screw it! Why should I tell you when you're about to die? Ah! Ok. Ok, ok, ok. Tu stai intralciando le speranze e i sogni di tutti quanti. Dai libri di storia di Alphys pensavo che gli umani fossero benevoli. Ma tu... Tu sei solo una bestia senza scrupoli. Te ne vai a spasso nelle caverne, attaccando chiunque incontri. Autodifesa, ma per favore. Non li hai uccisi per necessità, li hai uccisi perché lo trovavi facile. Perché lo trovavi divertente. Credi sia stato divertente quando ho scoperto un giovane comico che ha avuto a che fare con il pubblico sbagliato? È morta, solo per i capricci di un singolo umano. No. Ma il tuo tempo è scaduto, delinquente. Non farai più del male a nessuno. È apparsa una guerriera in armatura scintillante. E tutto il dolore che ha inflitto ai caduti, sentite questa host, madonna fa venire i brividi, ogni speranza, ogni sogno che hai ridotto in cenere, te li farò pagare a colpi di lancia. Nga! Ti mostrerò quanto i mostri possano essere determinati. Andiamo, vieni avanti e finiamola. Ok, questo è materiale per il prossimo episodio, ragazzi. Il vento sta soffiando, ti riempi di determinazione. Cascate, aria di Undyne. È qui che si conclude il nostro episodio di oggi. Domani ci sarà il grande scontro. Grazie a tutti per aver seguito. Alla prossima. Ciao, ragazzi.